Si avvicina il weekend più colorato e creativo dell'anno, che purtroppo potrebbe essere rovinato a causa di una già annunciata perturbazione meteorologica che sta sconvolgendo i piani di comuni e associazioni impegnati nella realizzazione del Carnevale 2024. Proprio per questo, l'organizzazione del Carnevale Montecoricese ha già comunicato le nuove date dell'evento. La sfilata prevista per sabato 10 febbraio è stata infatti rinviata al 17, mentre resta confermata la parata del 13 nel giorno del Martedì Grasso. Proseguono invece i preparativi per la 7ª edizione del Carnevale Intercomunale 2024 nei comuni di Laurito, Rofrano, Montano Antilia ed Alfano. Una festa carica di tradizione ed allegria che promette tanto divertimento per tutte e quattro le comunità. Si inizia sabato 10 febbraio a Laurito, poi si proseguirà l'11 a Rofrano, il 12 a Montano Antilia e infine toccherà ad Alfano il 13 nel giorno di Carnevale con la premiazione del miglior carro, coreografia, maschera e del gruppo mascherato che avrà conquistato il pubblico. Tanti temi sviluppati in questa 7ª edizione. Rofrano si è concentrata sui 60 anni di Cristina D'Avena, Laurito su Shrek, Alfano su Barbie e Laurito sui Flintstone. A Padula invece il Carnevale 2024 colorerà Piazza Umberto I domenica 11 febbraio dalle ore 10 alle 13 con spettacoli di magia, trampolieri ed artisti di strada, mentre a Vibonati saranno due gli appuntamenti previsti per lunedì 12. Si inizia alle 14.30 con la sfilata che dalla zona Cappella percorrerà le strade del centro storico per poi arrivare fino a Villammare, dove ci saranno anche le telecamere di 105 TV e poi la sera alle 20.30 l'area parcheggi di Vibonati si trasformerà in una grande festa in maschera.